perché tu ci possa portare alla terra promessa. Dopo tanti, lo diciamo come auspicio, perché dopo tanti anni di sacrificio, dopo tanti anni di battaglie, credo che sia questa l'occasione, principe, perché noi si possa contare di più, perché tu possa, il nostro auspicio, possa ricoprire quegli incarichi istituzionali tanto agognati, al quale incarico istituzionale gli amici della provincia di Lecce guardano e da quell'incarico si aspettano tante risposte. Un saluto lo rivolgo a tutti i candidati, perché sono queste le circostanze nelle quali ci ritroviamo tutti, perché questa è la nostra famiglia, in buona sostanza, la famiglia di persone semplici, di professionisti, di persone che vogliono dare tutto il loro argomentare, siete voi, perché lo possiate trasferire ai tanti elettori che guardano con particolare preoccupazione a questo momento, ma anche al tempo stesso guardano con particolare speranza il nostro partito. Lo vogliamo dire con la fermezza che ci è propria, e il partito che si è caratterizzato in questi anni per coerenza, per serietà, per senso di responsabilità. Se ieri a questo partito tanti cittadini guardavano in maniera preoccupata perché non potevamo occupare uno spazio che pure ci compete per tutto ciò che abbiamo fatto, oggi questo partito è riuscito a costruire una coalizione ed ha indicato in questa coalizione quale premier il presidente Monti. È chiaro che meglio di me di questi argomenti di campagna elettorale sarà l'onorevole Ruggeri a parlare. A me preme soltanto dire una cosa ed un messaggio che lo avvertiamo. È vero, tutti noi ascoltiamo i dibattiti televisivi, tutti noi traiamo da questi dibattiti televisivi le necessarie considerazioni, ma una cosa che a me preme dire: stamattina parlavo con un gruppo di amici, i quali erano diffidenti nell'accostarsi e nel dare il loro sostegno, perché nei loro confronti tutta la strumentalizzazione che viene fatta, tutti i discorsi che vengono così disinvoltamente fatti, indicando nel responsabile dell'attuale crisi il presidente Monti, e lo accusano soprattutto di essere stato lui il fautore dell'introduzione dell'IMU, diciamo con molta onestà, con molta fermezza, che non è vero, perché lo abbiamo voluto, lo abbiamo chiamato alla guida di questo paese in un momento drammatico in cui l'Italia stava attraversando. Ci siamo serviti di lui, abbiamo detto: portaci, guidaci, perché si esca da questa crisi che non è dovuta a lui, perché lo abbiamo chiamato all'esterno, una crisi che la cui responsabilità ricade fondamentalmente nei governi precedenti e soprattutto nel governo Berlusconi, il quale ancora una volta, questo nostro ex premier, cerca di ingannare i cittadini accusando il premier, dopo averlo sostenuto in questo anno, dopo aver dato il suo sostegno a tutti i provvedimenti che questo governo ha varato, nonostante questo oggi assume un atteggiamento di critica, ma di una critica molto strumentale che non gli fa onore, perché meglio avrebbe fatto se avesse detto: le responsabilità del declino in cui oggi vive l'Italia mi appartiene e in quanto tale io cerco di dare il mio contributo perché si esca da questa crisi. Questo non l'ha fatto. Allora noi abbiamo il dovere, l'obbligo, diciamo, di informare il più possibile per ritornare a fare quella campagna elettorale che noi democratici cristiani di ieri facevamo porta a porta, e dire ai cittadini che oggi più che mai c'è la necessità che si voti, c'è la necessità che si dia il sostegno necessario a questo schieramento, perché siamo la vera novità, siamo l'alternativa sia al centrodestra e sia al centrosinistra. Ma laddove non riusciamo noi a comunicare, a trasmettere questo entusiasmo, è chiaro che saremo limitati anche e saremo preoccupati di un eventuale mancato consenso. Cari amici, questa è una delle tante manifestazioni che stiamo svolgendo in provincia di Lecce, e noi le svolgiamo soprattutto laddove ci sono nostri amici candidati. E qui a Galatina l'onorevole Ruggeri ha voluto candidare due nostri amici,
che si sono caratterizzati per l'impegno, per la serietà professionale e politica con la quale si sono accostati a questo partito. La Lili Villani, che voi la conoscete, è stata un'iniziatrice quando questo partito, sotto la guida dell'onorevole Ruggeri, ha iniziato a fare il suo corso, a dare così quella linfa ad un settore, al settore femminile, che, di cui vi era una carenza di non poco conto nel nostro partito. Con lei siamo riusciti così a coinvolgere tante donne, a renderle partecipe di questa campagna elettorale. È la stessa cosa, diciamo, dall'amico Giancarlo Coluccia, già sindaco di Caratini. Tutti voi conoscete per la serietà e il senso di responsabilità che lo ha sempre caratterizzato. Hanno voluto così rispondere alla chiamata del nostro segretario provinciale, hanno voluto essere della partita sapendo di voler rendere una testimonianza a questo partito, perché i cittadini abbiano a sapere, i cittadini abbiano a cogliere questo messaggio che loro trasmettono. C'è un impegno diretto per una giusta causa, e la giusta causa è quella di dare forza all'UDC alla Camera e soprattutto di dare forza maggiore al Senato col Monti per l'Italia, dove occupa il secondo posto l'amico Totò Ruggeri. E non è di poco conto il fatto che si tratta dell'unico rappresentante del Salento, per quanto riguarda l'area dei moderati, ad essere candidato al numero 2 nella lista con Monti per l'Italia, dopo la defenestrazione che gli altri partiti hanno fatto di nostri altri uscenti parlamentari e senatori della provincia di Lecce. Per cui, lo dicevo all'inizio, se perdiamo questa occasione veramente ci siamo suicidati, e poiché non vogliamo perderla, un voto convinto di sostegno al nostro onorevole Ruggeri al Senato sarà la garanzia perché il giorno dopo si possa guardare a quelle prospettive che noi auspichiamo siano reali e concrete, e perché lui, testimone oculato di quelli che sono i problemi del Salento, testimone di quelli che sono le esigenze di tanta gente, le sappia veramente rendere visibili e dare, così come lo ha fatto sempre, continuerà a farlo, in un ruolo diverso da quello che lo abbiamo conosciuto fino adesso, saprà dare quelle risposte necessarie perché la nostra terra cresca. Una testimonianza la dobbiamo dare perché tutti quanti noi insieme si cresca, e si cresca nell'interesse generale. Bravo. Cari amici e care amiche, saluto e ringrazio di cuore voi tutti qui intervenuti stasera. Un ringraziamento particolare però lasciatemelo fare alla mia stella polare politica, l'onorevole Totò Ruggeri. Bravo. Onorevole, alla presenza di tanti amici comuni devo dirti grazie. Grazie per avermi insegnato a guardare lontano, al di là delle convenienze contingenti. Grazie per avermi insegnato a scegliere di praticare una politica sana, rivolta esclusivamente al bene comune. Grazie a te che, partendo da niente, hai realizzato così tanto. A te che, imprenditore affermato, ti sei messo in gioco nel vortice della politica e, cominciando una nuova avventura da lavoratore instancabile tra i lavoratori, hai generato un partito che sembrava ormai in fase discendente, portandolo ad essere l'unico vero punto di riferimento di questa nostra terra, ove destra e sinistra hanno già dato prova della loro incapacità e inettitudine. Ti ringrazio in modo speciale per aver creduto in me, per avermi sempre aiutato, talvolta anche con quei delicati richiami che solamente tu sai fare, a crescere politicamente,
e per avermi sempre supportato nelle importanti esperienze politiche. Che ho avuto l'onore di fare. Ti ringrazio infine per aver deciso insieme al nostro segretario nazionale onorevole Lorenzo Cesa la mia candidatura alla Camera dei Deputati. Anche se fossi stata la 42esima della lista ne sarei stata pari onorata. Cari amici, siamo ancora una volta in battaglia per ribadire a tutti che il nostro è un partito che da sempre lotta esclusivamente per difendere i propri valori e la propria identità. Si ripete oggi una pagina della nostra storia. Già nel 2008 denunciammo, e la storia ci ha dato ragione, il fallimento del bipolarismo. Per questo ci siamo presentati, ci presentammo da soli e gli elettori ci premiarono con oltre 2 milioni di voti. Dopo 8 anni indecenti di governo Berlusconi, dinanzi ad una situazione economica ormai prossima al baratro, siamo stati noi ad invocare per primi la nascita di un governo di solidarietà nazionale per salvare il nostro paese e per riacquistare l'ormai perduta credibilità internazionale. Il governo Monti si è trovato a fronteggiare una situazione drammatica sotto molteplici aspetti ed ha per questo dovuto somministrare una rigorosa cura per tentare di risanare le finanze pubbliche. In questo processo sia pur difficile, permettetemi di sottolineare che ha avuto un ruolo importante in tutti i livelli istituzionali la presenza femminile, finalmente ora valutata e valorizzata per le proprie competenze e per il proprio impegno sociale e non certamente per la partecipazione a sfilate o a festini. Sono sempre stata convinta che per lo sviluppo e la crescita di un paese civile occorre valorizzare sempre di più il ruolo delle donne. Il nostro è un partito che da sempre cammina verso questa direzione. Nella nuova battaglia elettorale, concludo, che ci accingiamo ad affrontare, io rivolgo un appello e un invito speciale a noi donne. Sosteniamo i nostri candidati, sosteniamo chi ci sostiene, perché nelle istituzioni, nelle imprese, nella società vogliamo, possiamo e dobbiamo contare di più. Grazie. Al futuro senatore Giancarlo Coluccio, volevo ringraziare per la sua presenza qui la responsabile provinciale delle pari opportunità, l'avvocato Giuseppe Scani. Sarà collega con me alla Camera dei Deputati. Buonasera a tutti. Dopo le battute di Chichi Villani riguardo la mia, il mio poi diventare senatore prossimamente, no, cerchiamo di essere seri. La mia è una candidatura di servizio, una candidatura che mi ha onorato. Mi ha onorato non perché sono sia al nono posto, potevo essere al nono posto, l'ultimo posto. L'importante è darsi da fare. Non c'entra essere candidato o non candidato, tutt'al più il maggiore senso di responsabilità, un senso di responsabilità che io avverto nei confronti del mio partito, del partito a cui ho aderito con grande felicità, ma è anche un senso di responsabilità di chi mi è vicino, con chi condivido giorno per giorno i valori e gli ideali di questo partito. E allora consentitemi, dopo i saluti sindaco di Otranto Gariti, del sindaco di Scongano Zaccheo, della responsabile presidente pari opportunità Giusy Basciati, io ringrazio per aver partecipato, tutti quanti gli amministratori di questo partito. Questa mattina facevo una considerazione: solitamente quando ci si deve incontrare alla vigilia degli appuntamenti elettorali o perché si decide di fare un convegno, di trattare qualche tema,
ci prende sempre un po' di panico, si avverte sempre un po' di paura, si vengono fuori quei dubbi, chissà, verranno degli amici, verranno i simpatizzanti, verranno coloro che ci sono sempre stati vicini, anche i curiosi che speriamo un giorno possano anche loro far parte di questa grande famiglia. Vengono fuori tutte quelle paure per sapere, per toccare con mano se effettivamente ancora la politica ha un senso, se ancora la gente ci vuole bene, se ancora la gente crede negli ideali, nei valori di cui noi siamo portavoce. Ebbene, io penso che la vostra presenza questa sera vada proprio in tal senso. Io penso che questa presenza voglia dire tanto, voglia dire tantissimo, e non solo verso il partito a cui tutti quanti ci sentiamo ispirati, ma soprattutto anche perché forse questo partito è ben rappresentato nei suoi valori, nei suoi ideali, da una persona che si chiama Totò Ruggeri, il quale ha avuto molto da questo territorio, però ha dato anche tutto se stesso a questo territorio. Questo territorio lui lo ha amato con diverse, e gli riconosciamo con diverse doti umane, doti imprenditoriali, doti politiche. E perché dico questo? Perché non si può fare politica, non si può intraprendere questo cammino se non si ha un grande cuore, se non ci si fa carico dei problemi della gente, se non si ama stare in mezzo alla gente. Questo vuol dire per noi, per l'UDC, per il senatore, per l'onorevole Ruggeri, fare politica vuol dire interessarsi. E io parto dalla mia esperienza. Io non sono nato in questa formazione politica, non sono una persona che è nata nell'UDC. Io provengo da Alleanza Nazionale, molti di voi lo sanno. Però queste persone, mi riferisco anche a Totò Negro, capogruppo alla Regione Puglia di questo partito, una persona a cui io gli riconosco tantissime doti, non ultima quella di lavorare dalla mattina a sera, perché poi mi tempesta di lei, del suo lavoro, delle sue interpellanze, di tutto il lavoro che giornalmente per 365 giorni all'anno lui fa a Bari. E credetemi, non è poco, c'è chi scalda la sedia e c'è chi lavora per tutti quanti. Ecco, Totò Negro è un esempio di chi lavora anche per gli altri. E allora, ritornando al discorso di prima, io sono entrato in questa grande formazione politica, sono entrato in punta di piedi, ma hanno avuto la sensibilità, Totò Ruggeri, Totò Negro, di non farmi sentire un ospite, ma di farmi sentire parte integrante di questa grande famiglia. Di questo non finirò mai di ricordarvi. Non mi hanno fatto entrare dalla porta di servizio, mi hanno fatto entrare dalla porta principale. E allora, piccolo inciso, e proprio perché io ho fatto cenno, perché venivo dalla vecchia Alleanza Nazionale. Quando l'UDC ha deciso di fare una scelta di campo e di abbandonare la maggioranza di Berlusconi e uscirsene fuori, noi di quel partito abbiamo guardato con invidia le scelte politiche fatte dall'UDC. Perché noi non avevamo quel coraggio di sganciarci da una formazione politica che oramai era fallimentare, il bipolarismo fallimentare, che l'UDC da tempo aveva subito capito e da tempo aveva preso subito le distanze. Ecco, mentre gli altri si accapigliano per entrare nelle maggioranze, l'UDC invece ha avuto il coraggio di fare il cammino inverso, quello di uscirsene fuori. Ma ritorniamo al discorso di prima. Io ho detto doti umane e anche doti imprenditoriali. Le doti imprenditoriali, consentitemi, più delle volte si sposano con la solidarietà. Solidarietà che per noi, per l'onorevole Ruggeri, non significa assistenzialismo. È facile per un imprenditore, quando si ha bisogno, staccare un assegno, perché si parte da una posizione di forza. Allora io molto sommessamente dico che Totò Ruggeri è sempre comunque stato vicino a tutti quanti, alle esigenze di tutti, dalle manifestazioni ai comitati in tutta la Regione Puglia. Ma ha fatto di più, ha creato un'impresa. Creare un'impresa significa avere il coraggio di investire, vuol dire dare lavoro, e dare lavoro alle persone significa
dare la loro dignità, significa poter essere liberi di pensiero, significa poter ragionare e decidere con la propria testa. Questo significa fare imprenditoria, vuol dire dare lavoro. Ecco perché vi riconosco le doti da imprenditore. In un momento di difficoltà qualcuno potrebbe anche andare, come molti imprenditori che predicano bene e razzano male, vanno a delocalizzare le proprie produzioni fuori dall'Italia. Lui invece lavora qui, lavora nel Salento perché è attaccato, ha delle solide radici salentine, ama la propria terra. E poi le doti politiche. Vi riconosco le doti politiche perché grazie a quelle riesce a difendere la propria salentinità. In che modo riesce a difendere la propria salentinità? Beh, allora, con il governo Berlusconi degli 8 e dei 10 anni abbiamo avuto la riforma del titolo quinto, abbiamo avuto il federalismo fiscale. Chi ha votato contro la riforma del titolo quinto? Chi ha votato contro il federalismo fiscale? L'UDC, Totò Ruggeri, ha votato contro, perché questo ha significato per noi italiani avere un'imposizione fiscale di tassazione del 50%, ha significato per le imprese e per le famiglie il 36%, ha significato un aumento delle spese a livello regionale del 30%. Questo ha significato tutto quanto. E allora poi abbiamo avuto la difesa delle quote latte, grazie alla Lega, e parliamo di 1 miliardo di euro, abbiamo avuto la difesa e i contributi per parmigiano e reggiano, abbiamo avuto la difesa e i contributi per il prosciutto di Parma, mentre il Meridione langue, l'Anriva e langue ancora in una totale miseria. Ecco, cosa vuol dire difendere il territorio, la salentinità, avere delle radici sarde sul proprio territorio. E allora parliamo di spending review, parliamo di revisione della spesa, che non è soltanto una revisione sterile. Revisione della spesa significa ridurre le spese per renderle produttive. Guardate ad esempio le infrastrutture. Si investono nelle infrastrutture, si fanno le cose come si deve, ma le infrastrutture danno ricchezza. Si risparmia nel campo della sanità, ma risparmiare nel campo della sanità significa rendere le cose più eque, però la sanità va salvaguardata, perché la sanità è un'azienda, e l'azienda ne dà posti conti, altrimenti avremmo avuto gli scontri di piazza, avremmo avuto ciò che è successo in Grecia, ciò che è successo in Spagna, avremmo avuto le lotte della classe sociale. Tutto questo non è avvenuto perché l'UDC ha voluto a tutti i costi un governo di solidarietà, ha voluto a tutti i costi un governo tecnico e ha sponsorizzato la figura di un uomo che si chiamava Monti. Però lo ha fatto in maniera in unica maniera. Ha votato a favore all'interno del Parlamento e ne ha parlato bene fuori. A differenza degli altri che votavano a favore all'interno del Parlamento e usciti fuori, si lamentavano di Monti. Il doppio gioco. Allora, oggi Monti finalmente ha un appoggio politico, è espressione di un partito quale quello dell'UDC, che ha fatto della famiglia, di alcuni valori, dei valori fondanti, la famiglia, il quoziente familiare, l'attenzione verso gli ultimi, verso gli esodati, verso gli inoccupati. Ecco cosa bisogna fare oggi. Oggi bisogna mettere sul piatto della bilancia ciò che ieri purtroppo non potevamo mettere. E allora mi avvio a concludere. Io soltanto un appello. Allora, innanzitutto ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini, che malgrado le vecchie cose che mi sono successe nella politica, sia a livello personale sia a livello politico, continuano le persone a starmi vicino. Questo per me è il miglior segnale, il maggior entusiasmo per poter andare avanti. E poi soltanto un ultimo appello: il 24 e il 25 di febbraio è davvero una data fondante per il nostro futuro, per il nostro, ma soprattutto per i nostri figli. Noi, bene o male, qualcosa l'abbiamo fatta, forse qualcosa riusciremo ancora a difendere. Ma i nostri figli, quelli ci stanno a cuore, su quelli bisogna fare davvero un'azione forte. Ecco perché il 24 e il 25 bisogna andare a votare il DC alla Camera e per Monti al Senato. Grazie. In questo momento i protagonisti
siano soprattutto i nostri amici candidati alla Camera che devono affrontare e stanno affrontando questa battaglia con grande entusiasmo, con grande impegno e mettendoci la faccia. Vede, io ringrazio, vi ringrazio per le parole che avete usato nei nostri confronti, per il sottoscritto, farò lo stesso onorevole dopo di me, ma sono io, siamo noi a ringraziare voi davvero, Giancarlo, Lilli e tutti gli altri, perché senza di voi, e come voi tanti amici in tante altre realtà, il partito non potrebbe esistere, perché noi abbiamo, diciamo, rispetto a voi la fortuna, l'opportunità di rappresentare questo meraviglioso partito nelle istituzioni, diciamo, più importanti, oltre ad essere nei comuni, come tanti sindaci qui adesso testimoniano, ma chi come me sta in regione, chi come Totò sta alla Camera, al Parlamento, diciamo, lo può fare e può anche esercitare il proprio impegno grazie al vostro lavoro. Senza il vostro lavoro, senza l'impegno vostro quotidiano, senza il consenso che ci fate avere, non sarebbe possibile, diciamo, la nostra funzione. Ecco perché noi ogni giorno vi ringraziamo, perché esistiamo in quanto ci siete voi, non ci sono altre possibilità. Io faccio solo una battuta a tutti voi, che è una battuta che sento di fare anche con gli amici quando sto in piazza, oltre che nei luoghi dell'ambito regionale. E lo faccio per difendere una persona che ha veramente svolto un grande lavoro, cioè il nostro presidente Monti. Noi sentiamo in TV tutti gli attacchi che vengono fatti a Monti. Sembra che tutti i mali dell'Italia sia tutta colpa di Monti. È vero? Non è questa l'immagine che vorrebbero far veicolare. L'IMU, colpa di Monti. Gli esodati, colpa di Monti. Le pensioni che non aumentano da anni, colpa di Monti. L'esportazione che non c'è, colpa di Monti. Il PIL che non c'è, che non avanza, colpa di Monti. Tutto colpa di Monti. Ma io faccio agli amici avversari, o alle persone pure che hanno i dubbi, perché bombardati come sono dalle TV, io faccio questa semplice domanda. Ma se tutto il male, ecco, l'ha prodotto Monti in questi 14 mesi, perché lo hanno chiamato? Questo signore stava benissimo, non bene, stava benissimo, voi sapete tutto, ma avete anche, come dire, conosciuto il livello non solo professionale, ma diciamo pure anche economico che Monti e i suoi ministri hanno. Non è gente che lo fa perché magari deve prendere 7, 8, 10 mila euro al mese di onorevole. Hanno pure rinunciato. Quindi, e perché l'hanno chiamato? Ci sarà stato un motivo. E il motivo, la verità è che da oltre 20 anni, per non andare pure qualche cosa più, ma almeno limitandoci agli ultimi 20 anni, chi ha governato e chi si sta ripresentando, ahimè, per governare l'Italia, perché Bersani da una parte e Berlusconi dall'altro non sono certamente immuni da colpe. Questi signori che governano l'Italia alternativamente da 20 anni, per difendersi o per avere il coraggio di presentarsi agli elettori in un altro paese democratico e moderno, non potrebbe avvenire, perché quando uno finisce e perde se ne va a casa. Qui invece è un paese che si ripropongono, però dicevo, per 20 anni oggi trovano il capo espiatorio o tentano di trovare il capo espiatorio in Monti. E quindi basta fare questa domanda agli amici del PDL, agli amici del PD: perché hanno chiamato Monti? Perché l'Italia stava sprofondando, come hanno detto gli amici che mi hanno preceduto, come la Grecia. La Grecia, chi ha amici in Grecia, può chiedere uno stipendio di uno statale, di un insegnante, di un poliziotto, in un batter d'occhio, la mattina alla sera, è stato ridotto del 30%. Immaginate un po' cosa succederebbe in Italia di fronte a una eventualità del genere. Noi, è vero, stiamo, come dice Monti stesso, come dice il Presidente Casini, grazie al sacrificio degli italiani, grazie al sacrificio di tutti voi, grazie al sacrificio di tutti noi, ci siamo salvati, ma è stata necessaria una guida autorevole, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista professionale,
a poter riuscire a fare questo salvataggio. Perché ricordate bene, e facciamo ricordare a tutti gli amici, che 14 mesi fa l'Italia non aveva faccia per andare in Europa. Il presidente uscente in Europa era conosciuto soltanto per altre cose, diciamo così, cose rosa, per l'altra natura, per questo veniva ridicolizzato, e ridicolizzando lui ridicolizzavano il nostro paese. Questa è la verità. Quindi questa è la risposta, non aggiungo altro, basterebbe questa, la dignità che abbiamo riconquistato, l'autorevolezza che ha riconquistato l'Italia e la salvezza che abbiamo avuto dei nostri conti, lo spread, e noi non sapevamo manco cosa fosse, ce l'hanno poi insegnato. Da 570 di 14 mesi fa stiamo a meno di 260-250. E queste sono le cose, che basta dire queste poche cose, senza ricordare tutto il resto, tutto quello che hanno combinato i governi precedenti, per dire che la nostra battaglia, la nostra richiesta di consenso è un consenso giusto che va dato a Monti, all'UDC che prima degli altri ha intravisto questa strada. Grazie e grazie per tutto quello che grazie ai miei. Io devo dirvi che sono veramente soddisfatto questa sera di stare qui. Ringrazio, l'hanno già fatto Luciano Caritti, Luigi Zaccheo, ci sono anche altri amici che si sono candidati, che sono qui, Elisio Vendanna, Annalisa Guglielmo. Io li ringrazio perché veramente stanno dimostrando. Giussi Bacciata, che non era stato nominato, era stato nominato. Però l'avevo dimenticata, scusami Giussi. Detto questo, stanno affrontando questa campagna elettorale con grande sacrificio e con grande senso di responsabilità. Ecco, questa è la parola giusta, grande senso di responsabilità, perché oggi l'Italia è chiamata ad una grande responsabilità, quella di continuare, quel percorso che il presidente Monti ha iniziato 14 mesi fa, per cercare di dare continuità a questo progetto e cercare di far dimenticare tutti i danni che sono stati fatti dal governo Berlusconi negli ultimi 8 anni che ha governato dei 10 anni passati. E sapete, è stato già detto tutto, è stato già detto quanto è stato fatto. E io ribadisco un altro pensiero. Oggi Berlusconi dice che sono colpe tutte di Monti. Io mi chiedo, come mai un mese e mezzo fa lui disse: io farò un passo indietro se Monti verrà a guidare la nostra coalizione. Allora deve smetterla Berlusconi di parlare. Oggi, ascoltando in televisione, non dico, ma sono rimasto nauseato nel momento in cui dice che bisogna fare un patto ancora con gli italiani, dicendo: patta servanda sunto, i patti bisogna rispettarli. Ma che cosa ha rispettato in questi anni? Che cosa ha portato a Sicilia? Sapete, noi abbiamo fatto in giro per il mondo e soprattutto per l'Europa una figura veramente di un popolo ormai allo sbando. Forse il caro Berlusconi dimentica di come veniva deriso dai grandi potenti dell'Europa. E quel riso è così di quelle persone. Sì, era rivolto a Berlusconi, ma era l'Italia che in quel momento stava venendo deriso. Oggi è il momento del cambiamento. Non ci facciamo prendere da tutto questo parlare di Berlusconi, che ormai si aggrappa a qualsiasi cosa per arrivare
a cercare di dare fastidio a quello che è l'Italia. Oggi ha detto a tutti: l'IMU sarà rimborsata, tutti i soldi che hanno versato gli italiani il prossimo anno. Cari amici, fate la domanda perché vi arriva l'IMU a casa e vi daranno il rimborso. Perciò incominciate già da adesso, perché vi rimborseranno l'IMU. Poi ha detto anche dove riprenderà, ha detto che lui riuscirà con l'abbattimento della spesa pubblica a rimborsare l'italiano, ma forse dimentica che nel 2011 a ottobre, quando è entrato il governo Monti, perché ormai Berlusconi non ce la faceva più, e tenete ben in mente che questo signor Berlusconi è stato eletto con 100 deputati in più, e nel 2011 non avevamo i soldi per pagare gli stipendi degli statali, non avevamo i soldi per pagare le pensioni, ormai eravamo una nazione allo sbaglio. È arrivato Monti. Monti era stato chiamato per risanare i conti. E fino ad oggi i conti stanno in regola. Tant'è che nel 2018 noi avremo un disavanzo del 5%. Questo vuol dire che i sacrifici che abbiamo fatto tutti, ma che avete fatto soprattutto voi, domani finalmente incominceranno a dare i risultati. Abbiamo voluto le liberalizzazioni, ma liberalizzazioni, ogni tanto qualcuno dice: ma perché? Perché le liberalizzazioni, cari amici, è concorrenza, e la concorrenza porta risparmio. Abbiamo fatto la riforma per la previdenza. Sapete, ci sono stati tante persone che hanno detto: ma com'è possibile, non possiamo andare in pensione a 66 anni e 6 mesi? Beh, bisognava, perché se non avessimo fatto questa riforma i nostri figli non avrebbero più avuto la pensione, non avrebbero più avuto un futuro, anche perché noi, la nostra riforma era ferma a 30 anni fa, quando la vita media di ogni persona era 60 anni.